Paolo Schianchi, lei insegna comunicazione legata al mondo del web. L'abbiamo accennato prima durante la conferenza. Quanto è importante oggi internet nel successo di un'impresa o comunque di un progetto qualsiasi? È fondamentale, perché credo che sia l'unico elemento in questo momento che ha la possibilità di comunicare con tutto il mondo. Poi lo si può declinare anche a livello regionale o nazionale, ma prevalentemente è quello che rimane di noi nella storia. Non c'è il rischio che l'uso del web generi un interesse troppo superficiale nei confronti degli argomenti e non spinga ad approfondire? Assolutamente no, questo dipende dalle persone. Se tu sei curioso, approfondisci, se non sei curioso, non approfondisci. Un po' come succedeva prima, no? Cioè, se tu eri curioso, andavi in biblioteca, se non eri curioso, non lo facevi. Quindi in realtà non è cambiato assolutamente nulla. Oggi sul web circolano moltissimo le GIF, ossia dei mini video di pochissimi secondi che esprimono un'emozione o un concetto. Possono essere considerate le GIF un nuovo alfabeto? Sopravvivranno alla moda del momento o sono destinate a sparire? Secondo te chi le ha messe in giro le GIF? a parte questa cosa qua, io credo che siano come tutte le cose legate al momento, non legate alla continuità. Però la continuità è data dal fatto che se tu continui a sperimentare e a cercare cose, l'importante è far passare il messaggio. È un po' come 5 anni fa quando abbiamo fatto il primo selfie. Poi lanciato, basta, l'elemento era partito, la comunicazione era fatta, le GIF lanciate, adesso non interessano più a chi fa questo lavoro, interessa a chi invece deve comunicare. E volendo estendere questo tipo di domanda a un'intera piattaforma, a YouTube, noi sappiamo che una delle differenze principali tra la televisione e YouTube è che la televisione ha una comunicazione di tipo piramidale, da pochi a tutti, e YouTube invece ha una comunicazione da parte di tutti nei confronti di tutti. Casi come la campagna di Obama presidenziale, che è stata condotta per la maggior parte su YouTube, sono destinati a rimanere delle isole in un mondo di viralità oppure la piattaforma può maturare in qualche modo? Io credo che la piattaforma possa maturare, bisogna solo imparare il sistema chiaro per poter diffondere questo. Cioè, mettere un video su YouTube non vuol dire avere successo, vuol dire avere un video su YouTube. Sapere che cos'è un video che è su YouTube e come si gestisce il video su YouTube ti permette di avere il successo. È lì la differenza. È chiedersi il perché si fa e non il come si fa. Perfetto, grazie. Niente, ciao.